A Caltanissetta si è celebrata per la prima volta in Sicilia la 135esima tappa dell'ottava edizione dell'International Street Food 2024, l'evento organizzato da Alfredo Rofino, presidente dell'Associazione Italiana Ristoratori di Strada, è stato reso possibile grazie alla collaborazione con l'amministrazione comunale, la Confartigianato Imprese di Caltanissetta e l'Ancos APS. Questa manifestazione dedicata al cibo di strada di alta qualità ha riscosso un grande successo, richiamando un folto pubblico. Lungo via della Regina Margherita, i visitatori hanno avuto l'opportunità di intraprendere un viaggio gastronomico unico, esplorando i sapori e i profumi di tradizioni culinarie provenienti da paesi lontani e culture diverse. La prima sera abbiamo avuto un successo in termini di affluenza. È stata una serata proprio all'insegna alla scoperta del buon gusto, possiamo dire, internazionale. Abbiamo assaggiato di tutto e di più, ce n'è per tutti i gusti, dagli arrosticini di carne al mojito, quello ufficiale veramente fatto da ragazzi di Cuba, al messicano, alla carne Angus, c'è di tutto e di più. La gente ha risposto benissimo. Inoltre abbiamo voluto lasciare la Villa Medeo aperta. E questo è stato anche un momento per far rivivere questa bellissima villa a tantissimi cittadini. International Street Food, la prima tappa è stata Caltanissetta. Come mai proprio Caltanissetta? Beh, innanzitutto perché Caltanissetta ha avuto Confartigianato e Ancus insieme all'amministrazione che ci ha voluto fortemente, perciò noi andiamo laddove c'è grande ospitalità e qui è stata non una grande ospitalità, di più. Devo dire che ha superato ogni nostra aspettativa perché ieri sera era completamente piena la via, poi parliamo di una via lunga 200 e oltre metri, con tanta gente, insomma il successo è stato molto emozionante, quello, proprio per la prima tappa, perciò se la prima tappa a Caltanissetta è questo il risultato, speriamo nelle prossime. In qualità di presidente dell'associazione Angos APS e Confartigianato, ne sono orgoglioso perché quando me l'hanno detto neanche io credevo a questa realtà. Non mi aspettavo che Caltanissetta rispondesse a questa realtà, perché sono cose belle a costo zero. Lo dico con orgoglio personale perché non è facile far arrivare 22 mesi, una carovana di questo tipo con queste maestranze di ristorazione.